Le equipe di Medici Senza Frontiere stanno assistendo ad un fenomeno senza precedenti, un'epidemia di Ebola che ha colpito diverse zone, dal sud-est del paese alla capitale Conakry. 5 città sono state coinvolte. Stiamo assistendo a un'epidemia di proporzioni mai viste prima, in termini di distribuzione dei casi nel paese. Il virus è stato riportato a Nzérékoré, Macenta, Kissidougou, Gekedou e adesso a Conakry. E potrebbero esserci casi in altre città. Questo rende il nostro lavoro più difficile. Le precedenti epidemie di Ebola erano concentrate in un'area geografica più piccola. Le secrezioni corporee delle persone infette, in particolare saliva, sangue e vomito, trasmettono il virus, quindi la priorità dell'equipe medica è quella di isolare i pazienti. Non ci sono vaccini o cure per combattere il virus Ebola e il contagio può avvenire anche attraverso il contatto con un paziente morto. Quello che possiamo fare è rafforzare il sistema immunitario dei pazienti e assicurarci che non siano disidratati. Siamo le uniche persone che hanno un contatto fisico con i pazienti. Quindi cerchiamo di toccarli molto, perché sono molto soli, non hanno contatto fisico tra loro. I sintomi appaiono dopo un periodo di incubazione che può durare da pochi giorni a 3 settimane e include febbre, forte debolezza, vomito e diarrea, a volte anche emorragie interne ed esterne. Le equipe di Medici Senza Frontiere stanno lavorando in 3 zone della Guinea, isolando i pazienti e tutti coloro che potrebbero essere contagiati. Inoltre costruiscono o adattano centri per il trattamento dell'Ebola. Un conflitto che sembrava dover finire ha causato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone che adesso vivono nei campi del Sud Sudan. Come nella capitale Juba, dove 25.000 persone sono affollate nel campo di Tomping. Le condizioni di vita sono già totalmente inaccettabili e presto peggioreranno con l'inizio della stagione delle piogge. Ma queste persone non pensano di tornare a casa. Almeno qui gli sfollati ricevono assistenza e hanno un certo livello di sicurezza. In qualsiasi altro posto del paese gli scontri continuano, la stagione delle piogge complicherà ulteriormente la consegna di aiuti, che è già insufficiente. Alcuni sudsudanesi hanno deciso di fuggire più lontano, superando il confine per arrivare in Uganda. A causa del continuo conflitto in Sudan, le persone arrivano dal confine ad Adjumani. Quando arrivano dal Sudan, vengono ospitati dal centro di ricezione New Manzi. Dopo una settimana si insediano nei campi. 55.000 rifugiati sono già registrati qui e ci sono oltre 100 nuovi arrivi ogni giorno. Medici Senza Frontiere lavora nei campi di transito e in 3 campi permanenti, gestendo la fornitura di acqua e fornendo cure mediche. L'organizzazione ha anche aperto un ospedale e un'unità di maternità e fornisce cure ai bambini malnutriti vicino ai campi a Zaipi. Vent'anni fa l'equipe di Medici Senza Frontiere a Kigali vide la città sopraffatta dalla violenza. Le equipe cercarono di aiutare le vittime per un periodo, ma furono velocemente sopraffatte dal lavoro. Il 13 aprile, un'equipe chirurgica di Medici Senza Frontiere, insieme al Comitato Internazionale di Croce Rossa, arrivò per soccorrere la popolazione. Decidemmo di lavorare insieme e di installare un ospedale da campo. Quando attraversammo il checkpoint della milizia, ci dissero che non aveva senso fare quello che stavamo facendo, perché avrebbero ugualmente ucciso tutti i Tutsi. Effettivamente era impossibile trasportare qualsiasi uomo adulto. Per mesi Medici Senza Frontiere continuò a lavorare in varie zone del paese. I principi umanitari dell'organizzazione erano spesso violati dai responsabili del genocidio, che non esitavano a portare avanti i loro attacchi omicidi all'interno delle strutture sanitarie, mirando indiscriminatamente a pazienti e operatori sanitari. Gli aiuti umanitari venivano regolarmente deviati a scopi criminali per uccidere le persone. Era ovvio durante il genocidio. Al contrario, rifugi sicuri, ospedali e chiese, dove la gente cercava riparo e protezione, divennero macelli, i primi posti dove avvenivano le esecuzioni. Vent'anni dopo, le equipe sono ancora profondamente colpite dagli eventi a cui hanno assistito in Ruanda.
Durante il genocidio abbiamo perso almeno 200 colleghi ruandesi che furono uccisi. Eravamo così atterriti dalla vastità di quanto stava accadendo. Tutto era estremo. Forse noi come organizzazione non facemmo sempre tutto quello che avremmo dovuto fare per aiutare i colleghi. Le equipe mediche si sono trovate costantemente di fronte all'orrore. Quando realizzarono che le uccisioni erano di fatto il premeditato sterminio di un intero gruppo di persone, percepirono i limiti dell'azione umanitaria come mai prima di allora. Per la prima e unica volta nella storia, Medici Senza Frontiere ha richiesto pubblicamente un intervento armato, sottolineando una semplice verità: i dottori non possono fermare il genocidio. L'alta prevalenza di tubercolosi in Cambogia ha spinto Medici Senza Frontiere all'innovazione. Nuovi metodi di screening e di trattamento devono essere trovati se si vuole avere la possibilità di arginare la diffusione della malattia. Big majority of the TB patient, people with active TB inside. La grande maggioranza dei pazienti affetti da TB, quelli affetti da TB attiva, non vengono identificati dal sistema attualmente esistente, che ha dei limiti. Quindi dobbiamo trovare nuovi meccanismi, nuovi sistemi per identificare queste persone. L'equipe ha lanciato un programma pilota per la ricerca di casi attivi. Piuttosto che aspettare che le persone presentino i sintomi prima di andare all'ospedale per i controlli, questa iniziativa coinvolge lo staff nel cercare attivamente persone tra i gruppi a rischio, tra coloro che superano i 55 anni, ad esempio. Abbiamo due operatori che vanno nelle comunità per sensibilizzare la popolazione, spiegando che l'attività non ha costi, raccontando come verrà portata avanti, come i pazienti verranno trasportati e rispondendo alle domande. Distribuiscono volantini per assicurare le persone e fornire ulteriori risposte. E poi le persone vengono trasportate qui. All'ospedale fanno una radiografia toracica e una visita medica. Ogni volta che si sospetta un caso di tubercolosi, un campione di espettorato viene prelevato per i test. Nonostante i risultati preliminari dimostrino che il numero totale di casi di tubercolosi identificati è raddoppiato, molte persone continuano a svincolarsi da questo sistema, come i venditori ambulanti, che non si concedono il tempo per fare lo screening. Le equipe di Medici Senza Frontiere stanno concentrando i loro sforzi su queste persone, per assicurarsi che tutti coloro che ne hanno bisogno abbiano accesso alle cure. Questo è l'ospedale di Carnot alla fine del 2011. La situazione sanitaria è tragica. Diarrea, infezioni respiratorie e malaria uccidono 35 bambini al giorno. Questa è Carnot 2 anni dopo. La situazione è addirittura peggiorata. La grave emergenza umanitaria è adesso aggravata dal conflitto, con conseguenze disastrose per la popolazione. Quindi cos'è successo lo scorso anno? Il susseguirsi di eventi particolarmente strazianti, caratterizzati da tensioni, combattimenti tra gruppi armati e intercomunitari, conflitti etnici e religiosi. Abbiamo visto pazienti, incluse donne e bambini, con lesioni che testimoniano un'insostenibile e opprimente sete di uccisioni. Io stessa, come le equipe sul campo, siamo rimasti scioccati. In un rapporto pubblicato il 19 marzo, Medici Senza Frontiere denuncia un anno di violenze, abusi commessi dai ribelli Seleka durante le loro offensive e la presa di potere del 2013, e in risposta l'attacco a Bangui da parte delle forze anti-Balaka a dicembre e le atrocità commesse contro i musulmani associate agli ex ribelli Seleka e il loro esodo verso i paesi vicini. Il caos, ulteriormente aggravato dal banditismo, adesso colpisce tutti, a Bangui e in tutto il paese. Ci troviamo in una situazione piuttosto improbabile in molte aree del paese, con persone isolate e protette dall'operazione militare francese Sangari o dall'operazione Misca dell'Unione Africana e circondati da anti-Balaka. C'è un tentativo di disarmo, ma funziona solo in parte. E quello che vediamo a Carnot, per esempio, sono uomini uccisi appena si allontanano dal compound della chiesa.
Al momento niente suggerisce un miglioramento della situazione. L'emergenza continua, come abbiamo visto durante le ondate di scontri violenti a Bangui, alla fine di marzo. In soli 2 giorni, Medici Senza Frontiere ha curato circa 30 feriti, di cui 4 bambini e 16 donne.